La droga nascosta nei tombini o dietro gli anfratti tra la vegetazione a Fontanelle, nel quartiere periferico di Pescara, grazie alla segnalazione di numerosi cittadini onesti e coraggiosi, è stato possibile disegnare la mappa dello spaccio. Dei cittadini onesti, cittadini coraggiosi, mi hanno inviato una segnalazione che non hanno firmato anonima, ma hanno inviato anche alle forze dell'ordine, dove loro hanno individuato questi signori della droga e dove nascondono le grandi partite di droga. Nascondono nelle casettine per disabili che hanno realizzato da poco, nei tombini, dicono che nascondono degli involucri contenenti droga, sotto a delle recinzioni che sono qui dietro dei palazzoni. Si sono anche dotati di telecamere per monitorare l'arrivo della polizia, che installano questi signori della droga all'interno, sopra i balconi, sopra il tetto, per verificare e monitorare. Sono stati individuati e segnalati tutti i nascondigli utilizzati dagli spacciatori nelle case popolari in via Caduti per servizio a Pescara Fontanelle. Ci troviamo davanti ad informazioni delicatissime, ha sottolineato ancora l'esponente del Movimento 5 Stelle Pettinari, informazioni che sono state immediatamente segnalate alle forze di polizia. Quando i cittadini onesti si ribellano, giustamente perché non ce la fanno più con angherie continue, loro li minacciano di bruciare i palazzi, di mettere fuoco alle macchine e quant'altro. Infatti tanti cittadini hanno paura, non sono venuti qui oggi. Io torno con forza a fare questo appello. Oggi siamo in guerra, io sono sceso in strada per dichiarare guerra ancora una volta ai criminali, ai mercanti di morte, ai signori della droga. Devono essere cacciati, sfrattati di casa. C'è una legge regionale a 96, ma da 96, che prevede l'allontanamento di queste persone. Ci sono 15 alloggi ancora occupati abusivamente che devono essere liberati, soprattutto per garantire la sicurezza ai tanti cittadini onesti. Sono circa 500 famiglie con bambini bisognose che sono in attesa in graduatoria per avere un alloggio popolare e non possono avere un alloggio perché i delinquenti occupano, forzano l'appartamento e la utilizzano per spacciare droga. Non hanno bisogno dell'appartamento. E chiedo con forza l'istituzione, come nel 2011, di unità fissa di polizia H24 per garantire la sicurezza di questa giornata. Io sto rischiando, ce la metterò tutta, sono pronto a sfidare questi criminali. Li ho invitati anche a venire qui oggi, perché non ce la facciamo più, i cittadini onesti non possono più subire.